Incontriamo la nostra collega Barbara Fino, che ha condotto davvero magistralmente queste due giornate intense, la prima dedicata interna all'Istituto Alberghiero, la seconda di livello nazionale. Barbara, una grande emozione, permettimi prima di farti gli auguri perché so che sei diventata mamma. Sì, grazie, grazie mille. Sarà proprio questa nuova avventura che ho intrapreso da pochi mesi con il bimbo che mi ha portato... Michele, esattamente, che mi ha portato a vivere questo evento con particolare emozione ancora di più. È un evento che davvero ci ha rapito il cuore, oltre che la mente. Sono stati due giorni particolarmente impegnativi da un punto di vista soprattutto emozionale, perché ci troviamo di fronte a dei ragazzi che sono splendidi, fantastici, ma che hanno delle fragilità, e quindi in qualche modo ci hanno trasmesso quell'emozione, quella vivacità anche che avevano attraverso le loro risate, attraverso anche i loro pianti, attraverso la loro commozione. Quindi è stata abbastanza dura, insomma, cercare di mantenere la voce quanto più possibile in linea con la presentazione, però insomma ne è valsa la pena, un'esperienza indimenticabile. Bene, complimenti e continuiamo anche questo impegno. Sì, assolutamente, continuiamo, perché appunto il professor Santilli con tutto il team si ripropone dopo quest'anno di riorganizzare anche l'anno prossimo, quindi una seconda edizione. Noi saremo ben felici di essere di supporto a questa iniziativa, a questa grande famiglia dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli. Ettorina Tribò, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste, ma già vicepresidente proprio in questo istituto, punto di riferimento per tutta la scuola. Una grande emozione tornare come un valore aggiunto. Assolutamente sì, qui ho lasciato un pezzo del mio cuore, però sono sempre contenta di ritornare, e oggi ancora di più tornando con miei alunni e docenti della mia scuola, grande orgoglio. È una rete condivisa questo concorso, conferma. Assolutamente sì, ci sono scuole dall'estrema Puglia, da Lecce fino all'estremo nord, e incontrarsi, confrontarsi, far conoscere i nostri ragazzi, far parlare tra di loro i docenti è bellissimo. Maria Chimisso, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli. Qui il primo campionato nazionale di pasticceria dedicato ai ragazzi speciali. Due giorni intensi, pieni di emozioni, davvero straordinari. Guardi, io non tendo a guardare in avanti, a immaginare cosa possa accadere per evitare che si creino problemi. Quello che non avevo davvero immaginato è l'impatto emotivo che ho vissuto, che si è riversato su di me già della giornata di ieri. E non perché per una facile, come dire, retorica, ma perché ho visto realizzato un mio sogno, cioè quello di portare i ragazzi, possiamo chiamarli senza tabù, disabili, ecco, portare i ragazzi disabili ad esprimersi così come fanno i ragazzi cosiddetti normali, e quindi abbattere le barriere della diversità, della discriminazione, dell'esclusione, e metterli nella condizione di essere persone, cittadini, lavoratori, professionisti, e a livelli che davvero non abbiamo immaginato e che hanno colpito la stessa commissione internazionale di professionisti. Tra le varie attestazioni è arrivata anche quella del ministro Patrizio Bianchi, magari avrebbe partecipato. Mi ha fatto piacere, mi ha commosso, ha riempito d'orgoglio l'intero istituto. Dei passaggi da lui sottolineati mi preme evidenziare uno, e che cioè questa relazione che la scuola istituisce
con la Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria è l'essenza di quello che il Ministro Bianchi indica come patto di comunità. Quindi noi abbiamo veramente realizzato quel patto di comunità che fa delle scuole un centro di cultura, un motore di sviluppo e un punto di riferimento per il territorio. In giuria incontriamo anche la professoressa Raffaella Petti, responsabile per l'inclusione dell'ufficio scolastico regionale, diretto dalla dottoressa Anna Paola Sabatini. Una presenza significativa in un campionato di questo tipo che mette al centro davvero l'unicità di ogni ragazzo. Assolutamente, io mi pregio e mi onoro di far parte di questa giuria di portata davvero fondamentale. Sono qui come referente regionale per l'inclusione dell'ufficio scolastico. Stamattina era presente anche la dottoressa Forte in rappresentanza di tutto l'ufficio scolastico nella persona della dottoressa Anna Paola Sabatini. Come ufficio scolastico siamo sempre presenti e aperti ad ogni tipo di evento e in particolare per tutto ciò che riguarda l'inclusione. Un impegno che continua e poi da esperienze come questa nascono anche delle buone pratiche di inclusione. Le buone pratiche di inclusione sono fondamentali per la riuscita di qualsiasi evento. Come già precisato, occorre sempre la presenza di una rete interistituzionale affinché si possano raggiungere tali obiettivi e oggi questo istituto ha confermato che se si lavora in team tutto si può fare. Qual è il titolo, qual è il vostro dolce? Cartellate e cartoncelli. Bene, gli ingredienti per questo dolce? Farina, olio d'oliva, zucchero, cannella e farina. Insieme anche al tuo compagno vi siete impegnati in questi giorni? Sì. E il procedimento un po' per la realizzazione? Allora, abbiamo prima realizzato i calzoncelli con la pasta sfoglia, che è fatta con 500 g di farina, 25 g di zucchero, pizzico di cannella, olio, vino bianco e due uova. Abbiamo formato delle mezzelune, le abbiamo fritte e le abbiamo tenute da parte. Poi infine abbiamo fatto le cartellate, sempre con lo stesso procedimento, e abbiamo formato tagliato delle strisce e chiuse per fare la forma della cartellata. Chiediamo proprio a loro com'è andata, una bella esperienza. Sì, è stata una bella esperienza, una nuova esperienza dove i ragazzi hanno cercato di provare quello che a scuola riusciamo a fare con un po' di volontà, un po' di pazienza, sono riusciti a creare un qualcosina, certamente rivisitato per le loro capacità e quindi hanno dato il massimo che potevano dare. Sì, come diceva il collega, i ragazzi hanno messo in atto quello che hanno appreso da noi nelle esercitazioni e il risultato è quello di oggi. Un po' di timore, però ci sono riusciti anche oggi.